con questo video rispondo a un paio di domande relative all'utilizzo della traditional grip. Alcune persone mi hanno visto suonare dal vivo e mi hanno chiesto: ma perché in alcuni brani utilizzi una presa e in altre canzoni ne utilizzi un'altra, passando dalla presa match alla presa traditional? Purtroppo non posso darti una motivazione che sia universale, ma ti dico quando io preferisco utilizzare una presa piuttosto che l'altra. Fondamentalmente suono tutto quanto match, perché mi dà maggiore energia e maggiore controllo. Sia quando devo fare un fill, arrivando più facilmente con la mano sinistra sui tom, oppure quando devo suonare rimshot e quindi colpire il rullante con una certa potenza, ferro e pelle. Ci sono però delle circostanze, per esempio quando devo suonare dei brani come quello che stai ascoltando, dove la maggior parte dell'accompagnamento si svolge sul Charleston con i sedicesimi. In questa circostanza secondo me è molto più comodo utilizzare la presa traditional proprio per rimanere rilassati con la spalla e non dover stare contratti per 2, 3, 4 minuti, che sarebbe la durata della canzone, per riuscire a mettere la bacchetta di punta sul Charleston. Stando così rilassato, limito la fatica, rimango in equilibrio, mi sento a mio agio e soprattutto riesco a valorizzare tutti quei piccoli accenti di Charleston che devono essere inseriti all'interno del pattern di accompagnamento del brano. Nel mio modo di suonare, quando suono match, fondamentalmente ho il Charleston a una certa altezza che mi permette di muovermi tranquillamente con tutte e due le mani, e suonare con il Charleston più basso mi darebbe fastidio, perché se abbasso il Charleston per essere più comodo con la match grip sulla mano sinistra, mi darebbe fastidio quando invece a mani incrociate devo colpire Charleston e rullante insieme. Quindi nell'economia di un concerto, quando capita un brano che deve essere accompagnato in sedicesimi, semplicemente giro la mano e mi trovo molto più comodo, molto più rilassato e non fatico. Ovviamente prendi con le molle tutto quello che dico, nel senso che ognuno di noi ha una propria impostazione sullo strumento, quindi se ne senti la necessità, prova ad applicare questa cosa. Nel prossimo video ti faccio vedere una serie di esercizi che possono aiutarti a sviluppare questa presa in queste circostanze musicali.